Sono state realizzate 9 opere prendendo spunto e partendo dai quadri del pittore sant'Ermano Francesco Netti. Grande affluenza per questa opera unica, non ce ne sono altre opere realizzate in 3D di quadri. È un modo per far avvicinare, per far conoscere la figura dell'artista e far conoscere anche l'artigianato e l'arte appunto che qui a Sant'Eramo crea e ricrea. Cosa ti pullulava nella testa, cosa ti frullava nella testa per voler proprio rendere un omaggio sicuramente a Francesco Netti, però è come la sensazione anche la continuità del talento, di un talento del passato a un talento di oggi. Non abbiamo notizie che esista da qualche altra parte, una cosa del genere. Si tratta in realtà di un progetto, oltre che originale e unico, molto molto innovativo, spinto sulla trasformazione di una arte 2D in arte 3D. Perché mi è venuto questa idea e poi di conseguenza il progetto? Perché il progetto è di qualche anno. Probabilmente uno per le, diciamo, qualche mia capacità di immaginare cose che non ci sono, attraverso lavori fatti all'università e quant'altro, diciamo soprattutto dal punto di vista geometrico paesaggistico, in quanto io riesco a vedere anche da un'immagine bidimensionale tutto il paesaggio, riesco a immaginarlo. Poi una considerazione: non avevamo quadri di Francesco Netti e tutti quanti si chiedevano ma che cosa possiamo fare per in qualche modo per onorarlo, per... Al di là di quella che è la Pinacoteca, bellissima, non ho ancora visto, ma suppongo che sia meravigliosa, anni fa, quando non c'era ancora il discorso della Pinacoteca in atto, io mi chiedevo, ma esiste una possibilità diversa da quella di avere un quadro? Beh, avevamo il catalogo della Sperken, altri cataloghi, per cui io, guardando queste immagini, mi sono detto... E se riuscissimo a trasformare un quadro 2D in 3D sarebbe meraviglioso, perché non solo avremmo ottenuto come dire, un'immagine veramente reale di quello che lui voleva rappresentare e ha rappresentato, quindi la sua realtà percepita trasformata in quadro, noi dal quadro alla realtà 3D, ma il processo è inverso a quello che lui avrebbe fatto, ipoteticamente ha fatto. Chiaro che è possibile che lui abbia immaginato questa realtà, l'ha percepita solo, manco l'ha vista, ma no, di fatto a noi questo non importa. Onofrio, tu sei stato guidato da alcuni principi, no? Sì. Che hai voluto anche mettere in evidenza affiggendo proprio in questa sede i tuoi principi. A me dava, era importante per me, perché qui non si trattava di fare qualcosa di riduttivo, nel senso che vabbè, ha fatto il quadro, ha messo in 3D, ma bisognava assegnare a questo lavoro d'arte un principio, un significato che andasse molto al di là. Se io parlo di principio di fedeltà e l'ho chiamato così come altri, è perché davvero ci doveva essere una corrispondenza
biunivoca tra un'immagine, un elemento dell'immagine e il pezzo da realizzare. Sicuramente non è facile realizzare una mostra del genere, quindi c'è stata passione, ma ci sono voluti anche dei soldi, insomma. Sì, e devo dire che c'è stata una immediata convergenza sia dalla Proloco che dalla Confcommercio e ovviamente dell'amministrazione comunale. Devo, soprattutto al sindaco, lo devo riconoscere, una velocità nell'attuare quello che aveva promesso quando era venuto in privato a vedere le opere realizzate. Disse ok, la cosa gli era evidentemente gli era piaciuta, certamente non avevano l'aspetto che hanno ora, avevano un aspetto un po' più grezzo, però è così. Quindi noi nel giro di un mese, con la Proloco che ci ha creduto, con la Confcommercio che ci ha creduto, e ovviamente hanno messo la loro parte anche economica, perché è vero che si parla di in grande economia, un lavoro, una mostra realizzata con veramente in grande economia, però è anche vero che comunque dei soldini sono stati spesi, e questo è grazie appunto alla Proloco, alla Confcommercio. Diciamo che andando a vedere il quadro, che la minima fotografia che avevo, dovevi trovare tutti i dettagli per realizzarla questo lavoro. Certamente ci è voluto un po' di tempo, perché bisognava trovare tutti i dettagli della costruzione, perché se vai a vedere l'originale di adesso non esiste più come adesso su questa immagine del quadro, è cambiato tutto, non potevi nemmeno avere qualche perfezione diverso che volevi fare anche vedendo la struttura come sta adesso. Ho scelto proprio il quadro e me ne sono andata come mi ha indicato il quadro. Che materiale è stato realizzato? Polisterolo, un po' di tutto. Io lavoro la calce, io faccio i presepi con la calce. Questa è la mia caratteristica. Mi conoscono perché faccio questo lavoro con questo materiale. Da molti anni facciamo dei presepi. E adesso abbiamo fatto questo nuovo lavoro dove veramente sono rimasto entusiasta. Che materiale ha utilizzato lei? Allora, il materiale è stato utilizzato, un materiale di riciclo. Ho usato il legno, la statuina è fatta di carta e tessuto. Proprio la mia arte sui pupi in carta. Lì c'è una riconoscenza artistica abbastanza buona. Beh, da tanti anni che lavoriamo su questo tipo di lavoro, poi a me è piaciuto molto quando il professor Arpino ha voluto spiegarmi che lui aveva intenzione di fare questo tipo di lavoro, dove ho capito subito, la verità è da anni che andavo che piaceva fare una cosa di questo. Quando lui mi ha detto vogliamo realizzare con le opere di Netti in 3D, io subito ho sposato questa idea, dove sono stato il primo a fare quest'opera. Thank you.
Presepista anche lei? Presepista e anche pittura, quadri ad olio. Ho seguito la bottega di Rosanna Lamano, una grande artista santermana, a cui devo l'onore a lei di aver acquisito tante belle tecniche sulla pittura in particolare. E poi i miei presepi, le mie piccole sculture, ideate tutte da me, pensando che sarebbe stato un evento storico, più che altro, nell'omaggiare il nostro grande artista Francesco Netti. E quindi abbiamo dato tutto il dovuto al nostro Francesco Netti, quindi l'ho preso di cuore, quindi non ho trovato difficoltà, ci è voluto tanto studio e tanto lavoro. Allora ho realizzato degli stampini in cui ho realizzato i visi dei personaggi, diciamo i personaggi, le ricamatrici. E quindi poi ho fatto delle ricerche per i tessuti, i vestiti più o meno reali, di quelli che ha rappresentato nella sua pittura Francesco Netti, e quindi poi anche il divano è stato tutto pitturato a mano. Rimembranza è il titolo dell'opera di Francesco Netti che l'artista Leonardo Sette ha realizzato in 3D. L'opera rappresenta la giornata del 15 maggio del 1848, quando il popolo napoletano si ribellò contro il re Ferdinando II di Borbone. Grande scrittore, questo grande artista di cui Sant'Eramo può essere orgogliosa. Ma in tutte queste attività mai avrei pensato che si poteva arrivare pure a questo, cioè a far vedere quasi in realtà com'era un'opera prima che lui la terminasse. Ho fatto qualche visita guidata qui nella Pinacoteca Netti e molte volte chiedo ai visitatori: se voi foste un conoscente di Francesco Netti, di fronte a quest'opera, che sensazioni provate? Che osservazioni fareste? E molti rimangono sbalorditi di fronte a questa mia domanda. E per esempio su questa qui, sul Sagrato, è un'opera che i santermani non hanno la possibilità di vedere ancora oggi dal vivo, perché andando e ponendosi sul Sagrato della chiesa del convento, sotto l'attuale campanile che ai tempi di Netti non c'era, anche la stela in pietra che usava collocare i padri francescani quando inauguravano una nuova struttura, una nuova chiesa. E questa stela è stata a Sant'Eramo fino al 1966. Quindi presepisti che si adoperano per realizzare delle opere di un altro grande artista. Quindi dall'artista all'artista. Quindi il frutto di un lavoro fatto nel tempo con dedizione e passione che hanno i nostri artisti. Quindi oggi trovarci ad inaugurare questa bellissima mostra e dare valore tantissimo a quello che sono le risorse attuali dei nostri artisti e delle nostre competenze che loro hanno in questa materia
e oggi esprimere questa bellissima mostra tridimensionale è una cosa fantastica, eccezionale, dico io, è una cosa veramente, veramente, veramente grande, dando valore al nostro artista più importante che abbiamo a Sant'Ero, ma appunto, come dicevi tu, Francesco Netti. Voglio aggiungere anche che questo è un tesoro sicuramente da, come dire, valorizzare a tutti i costi, perché ci troviamo in un'epoca dove specialmente i nostri ragazzi, le nuove generazioni, vengono, come dire, attratti soprattutto dall'era digitale, no? Che abbiamo, per carità, una grossa conquista della società moderna. Però che cosa assistiamo? Parliamo di 3D, no? Uno, se parla di 3D oggi, dove va il pensiero? Ho una stampante 3D che è eccezionale, invenzione. Dove sta la differenza tra il digitale che conosce un ragazzo oggi e questa? La differenza è abissale. È abissale e va spiegata questa. Allora, come avviene la tridimensionalità? C'è uno scanner, c'è una foto, c'è un software e c'è una stampante con delle testine che realizza. Fantastico. Immaginiamo adesso, nella realtà artistica, di quello che è successo realmente in questa stanza, grazie a Lorenzo Stano, Saverio Matera, Tommaso Sirressi e Leo, che cosa hanno fatto loro? Hanno scansionato, con che cosa? Con i loro occhi, il quadro di Netti. L'hanno elaborato col software. Qual è il loro software? Il cervello, la loro mente, la loro fantasia, la loro vena artistica. E poi che hanno fatto? L'hanno stampata con che cosa? Con le loro mani. Quindi la testina di questa stampante sono le mani dell'artista. Non vi sembra una cosa fantastica? Il progetto ha iniziato a avere una sua consistenza e quindi nel momento che ci ha fatto vedere le prime opere, e quindi chiaramente io sono rimasta in primis veramente sbigottita e sorpresa da quella che era la bellezza dei lavori. Quindi subito ci siamo messi al lavoro e insieme appunto alla Confcommercio, sotto la guida del progettista che è stato Onofrio, abbiamo allestito questa bellissima mostra, perché noi da sempre come Proloco abbiamo portato avanti il progetto che far conoscere soprattutto quello che è Francesco Netti. I presepisti, in questo caso, va dato loro veramente complimentarsi per l'ottimo lavoro che hanno fatto. Poi la location che l'amministrazione ha voluto dare loro è proprio nel contenitore per eccellenza culturale, dove sopra abbiamo i veri quadri di Francesco Netti e qui abbiamo delle rappresentazioni presepistiche in 3D, quindi è un bellissimo connubio che si è venuto a creare. Quindi io, come assessore alla cultura, posso soltanto che ringraziarli e invitare tutte quante la cittadinanza, ma non solo, a venire a visitare sia la Pinacoteca e sia questa splendida mostra in 3D. Sindaco Vincenzo Casone, immagino che oggi sia orgoglioso della sua Sant'Eramo e sono sicura che in una lettera, Francesco Netti, scrivendo ad un suo amico, parlava dei Sant'Ermani come un popolo apatico. Sicuramente oggi questo non lo avrebbe detto. Stiamo invertendo la narrazione, ecco. Devo dire che questa mostra è proprio il segno tangibile della maestria, della perizia di Sant'Ermani e dell'amore per Francesco Netti. Ho colto subito l'idea di esporre questi manufatti che riprendono appunto le tele di Netti e sono andato a scoprire in alcune cantine, insomma, dove questi nostri amici così bravi e talentuosi hanno realizzato queste opere, e mi faceva molto piacere l'idea di metterli qui nel Palazzo Marchesale, dove qui sul primo piano abbiamo la Pinacoteca Netti, che sta riscuotendo un grandissimo successo con 26 opere dell'artista, e quindi è un contesto perfetto.
E l'idea di comunque dare uno spazio a questi artisti locali e di valorizzarli mi è sembrato un atto doveroso. Poi ho visto questo allestimento che è stato interamente autoprodotto, devo dire non fa invidia a nessuno, nel senso che è perfetto, è fatto con grande maestria e soprattutto con grande amore e con grande passione. Quindi devo ringraziare, ecco, coloro che si sono prodigati per questo e insomma credo che il compito di un'amministrazione sia appunto quello di cercare di valorizzare il talento locale, di tirarlo fuori, un po' un'arte, diciamo, una maieutica che si deve adoperare, perché è giusto che al di là delle, ecco, queste sono persone anche abbastanza, non più giovanissime, ecco, che trascorrono il loro tempo in questo modo e quindi è giusto dare un riconoscimento adeguato.